Gentili telespettatori sintonizzati sulle frequenze di Teleponte, buonasera e benvenuti al Palla Giorgio Binchi, quinta giornata del campionato di prima divisione nazionale Girone B. Sfida d'alta classifica per la Tecnoelettronica Teramo. Quest'oggi i ragazzi di Marcello Fronti affrontano l'Ambar Prato, formazione che comanda il girone a punteggio pieno. 4 partite e 12 punti per la formazione toscana, 142 gol fatti, 106 subiti. Formazione quindi che comanda il girone con 12 punti, a 3 punti c'è, 3 punti indietro c'è la Tecnoelettronica Teramo, che è reduce da 3 vittorie consecutive, ricordate, dopo l'esordio sfortunato in casa contro Carpi, partita persa nettamente 32-22. I ragazzi di Marcello Fronti hanno collezionato 3 vittorie consecutive contro Bologna, Romagna e Farmigea. 7 giorni fa vittoria di 1 per i biancorossi, che quest'oggi si schierano con Matteo Di Marcello con il numero 1, 2 Leodori, 3 Marano, 4 Barbuti, 6 Gabriele, 7 Santucci, 8 Murri, 9 Nikocevic, 14 Vaccaro, 16 Collevecchio, 17 Lodato, 21 Pagano, 23 Bellia, 97 Di Giulio. Dall'altra parte invece risponde il Prato con il numero 1 Di Marcello, 16 Trinci, 9 Raupenas, 8 Dei, 6 Cipriani, 17 Ballini, 3 Morini, 73 Faggi, 77 Chiaramonti, 7 De Stefano, 22 Mannori, 24 Naldo, 13 Maraldi. Direzione arbitrale della gara che sarà affidata ai signori Guarini e Fato. Muove il pallone per questa prima azione dell'incontro il Teramo, che recupera per l'occasione Vito Vaccaro, che era stato in dubbio fino agli ultimi secondi di gara. Il tiro sul tiro di Teramo, è bravo il portiere Di Marcello. Da quest'altra parte prova a sfondare Raupenas, subisce fallo il giocatore, l'ex dell'incontro, uno dei due ex, l'altro è proprio il portiere Pierluigi Di Marcello, che in settimana è stato convocato nella nazionale maschile. Il tecnico Franco Chionchio ha convocato lui e anche Vito Vaccaro, quindi un giocatore per parte in questo incontro farà parte della selezione italiana, che il prossimo 31 ottobre parteciperà alle qualificazioni contro la Romania al palazzetto dello sport di Pescara. Prato intanto in attacco con il tiro e il gol di Raupenas, 1-0 il punteggio dopo 23 minuti e 30, sblocca il punteggio la formazione di Prato. Da quest'altra Prato, da quest'altra parte prova a sfondare Vaccaro, subisce fallo. Tiro dai 9 metri per Teramo, tiro franco, manovra la formazione biancorossa, Nikocevic, Gabriele, Pagano, deve tornare indietro Gabriele, Teramo che non riesce a trovare Varchi nella difesa 6-0 di Prato, che appare abbastanza aggressivo in questo avvio. 9 metri per Teramo che adesso manovra con Nikocevic, l'arbitro segnala un passivo, Nikocevic deve andare al tiro, subisce fallo ad opera di Raupenas. Ancora tiro dei 9 metri per Teramo, deve andare al tiro e lo fa Pagano, lo fa bene, 1-1 il punteggio, 27-22, 1-1 tra Teramo e Ambra Prato. Avvio abbastanza gradevole in questi primi 3 minuti. Il Prato prova a sfondare con il numero 73 Faggi, che però commette infrazione, riparte Teramo in contropiede, Nikocevic dentro per il tiro di Marano che non riesce ad inquadrare lo specchio di porta, si salva il Prato che può così ripartire. Raupenas fa ancora tutto lui, traversa, può ripartire il contropiede di Teramo da quest'altra parte con Vito Vaccaro, il contropiede solitario, il tiro e il gol, 2-1 per Teramo con il gol in contropiede di Vito Vaccaro. Quando sono trascorsi 3 minuti e 40 dall'inizio di questo primo tempo.
Il Prato prova a rispondere, subisce fallo in penetrazione il numero 13 Maraldi. Ci sarà tiro franco dei 9 metri per la formazione toscana, che quest'oggi si schiera in casacca completamente verde. Raupenas perde palla in fase di palleggio, può ripartire il contropiede di Teramo che è in superiorità numerica, ma Leodori, il tiro e il gol. 3-1, Teramo prova ad allungare. Immediata la risposta intanto da quest'altra parte di Prato, il tiro, la traversa dall'ala sinistra, è stato sfortunato il numero 23, ci è sembrato il numero, anzi si tratta del numero 8 di Prato. Da quest'altra parte Bojidar Nikocevic subisce fallo in penetrazione, c'è giallo ai danni di Petras Raupenas, l'ex dell'incontro, cartellino giallo per lui. Tiro dai 9 metri per Teramo, che adesso prova ad abbassare i ritmi dopo un avvio davvero sprint. Nikocevic prova a ragionare, scambia il pallone con Gabriele, da questi a Pagano, Nikocevic, Leodori prova ad entrare in mezzo al campo, deve però appoggiare per i compagni. Da quest'altra parte c'è Vaccaro, il tiro, il gol, passa sopra la testa di Pierluigi Di Marcello, il teramano Pierluigi Di Marcello nulla può, 4-1. Da quest'altra parte c'è Maraldi, il tiro, la rete, 4-2. Quando sono trascorsi 6 minuti dall'incontro, più 2 Teramo, ma Teramo che sembra aver approcciato molto bene questo incontro. Nikocevic, Pagano, Nikocevic, ancora sull'ala sinistra per Vaccaro. Nikocevic entra nella posizione di terzino, deve andare al tiro Teramo, prova a servire dentro Marano, il pallone però finisce fuori, può ripartire la manovra di Prato. C'è un'infrazione ai danni di un giocatore toscano, può riconquistare il pallone Teramo. 7 minuti dall'inizio di questo primo tempo, 4-2 per Teramo. Nikocevic gira palla Teramo, Gabriele, Nikocevic entra in azione, Gabriele che però viene chiuso in fallo laterale già battuto. Nikocevic prova a sfondare, lo fa bene, però è chiuso proprio al momento del tiro, arriva un fischio arbitrale, il giallo ai danni del numero 77 Chiaramonti. Punita la sua irregolarità ai danni di Nikocevic che stava penetrando. Vaccaro adesso manovra per Teramo, ancora Nikocevic, Pagano deve tornare indietro per il compagno, da pallone circola bene sull'ala destra il pallonetto di Leodori, il gol, 5-2. Da quest'altra parte Prato perde subito palla, può ripartire il contropiede di Teramo, Vaccaro, il tiro e il gol, 6-2. Primo time out dell'incontro per il tecnico Roberto Morlacco, 6-2 per Teramo che viene applaudita dai propri tifosi. Mancano 22 minuti e 32 secondi al termine di questo primo tempo, ma finora possiamo dire che Teramo ha approcciato davvero bene l'incontro. Tre gol di Vaccaro, 2 di Leodori, 1 di Pagano. Da quest'altra parte invece per l'Ambra Prato, un gol Raupenas e un gol Maraldi, 6-2, davvero inaspettato questo avvio di Teramo. Più 4 contro la capolista del girone. Ricordiamo, l'Ambra Prato è prima a punteggio pieno, 4 vittorie in altrettante partite. I toscani hanno battuto nell'ordine Bologna, Romagna, Farmigea e Casalgrande. L'ultimo turno vittoria in trasferta 30-35 sul campo della formazione reggiana. Riprende il gioco, possesso palla affinato alla formazione in maglia verde, manovra adesso Raupenas,
per Maraldi. Il pallone dentro per il tiro del numero 77 Chiaramonti, primo gol per lui, 6-3. Porta i primi benefici questo time out chiamato dal tecnico Roberto Morlacco. Si fa sentire il pubblico del Pala Giorgio Binchi. Pagano, Nikocevic, il tiro in sottomano, il gol. Ci sembra la conclusione che sia stata stoccata. Buon per Teramo, il pallone ha beffato il portiere Pierluigi Di Marcello. Il punteggio adesso è 7-3. Quando sono trascorsi 9 minuti, ancora più 4 per Teramo, che recupera adesso palla con Vito Vaccaro, può ripartire in contropiede, il tiro, il gol, pesca l'angolino basso alla destra del portiere Di Marcello, quarto gol per Vito Vaccaro, e dire che era in dubbio fino a ieri, il giocatore siciliano non doveva giocare a causa di una forte influenza e di un colpo alla testa ricevuto in allenamento. Quest'oggi si è presentato, ha deciso di rischiare. Finora sono 4 le marcature per lui dopo appena 10 minuti di gara. 8-3 per Teramo, più 5. Teramo che adesso manovra con Pagano, Nikocevic. Chiama uno schema il giocatore montenegrino, vediamo quale sarà il movimento imposto ai compagni. Manovra adesso, entra in mezzo al campo Leodori, Gabriele, Pagano, il tiro deviato, arriva tra le braccia del portiere Di Marcello che controlla facilmente e fa ripartire il contropiede dei propri compagni. Viene fermato in qualche modo il numero 7 De Stefano. Viene fermato in maniera irregolare, l'arbitro ha lasciato continuare per vedere l'esito dell'azione, poi è tornato sui suoi passi, ha fischiato un tiro franco, quindi tiro dai 9 metri per Prato. Viene interrotto il cronometro in questo momento per permettere di pulire il parquet del Pala Giorgio Binchi. 11 minuti dall'inizio dell'incontro, 8-3 per Teramo. Manovra Prato, Raupenas, torna all'indietro per Maraldi. Difesa rigida di Teramo. Prova la penetrazione in questo momento Maraldi, viene fermato irregolarmente da Nikocevic, ammonito il giocatore montenegrino. Tiro da 9 metri per Prato, Raupenas prova a far tutto da solo, subisce fallo, ancora un cartellino giallo, questa volta ai danni di Marano. Altra ammonizione quindi ai danni di un giocatore di Teramo. Va il tiro, Raupenas che forza la conclusione, bravo il portiere Matteo Di Marcello a parare. Riparte il contropiede di Teramo che però non riesce ad andare alla marcatura, c'è l'invasione di Marano, può ripartire l'azione di Prato con Raupenas che subisce fallo. Sarà 9 metri per la formazione toscana, 8-3, 12 minuti dall'inizio di questo primo tempo, mancano con la precisione 18 minuti e 37, errore in fase di impostazione di Maraldi, recupera palla Teramo, si lamenta Vito Vaccaro, avrebbe voluto far ripartire immediatamente il contropiede della formazione in casacca rossa. Adesso abbassano i ritmi i ragazzi di Marcello Fonti. Il punteggio fino a questo momento è rassicurante, il vantaggio 8-3. Vito Vaccaro dall'ala sinistra, il tiro, il gol, quinta marcatura per lui, continua a dettare legge il giocatore di Teramo, 9-3, più 6, davvero un avvio inaspettato per Teramo che adesso recupera palla con una buona difesa di Marano. Protesta la panchina di Prato, l'arbitro però lascia continuare, ha giudicato
buona la chiusura di Marano, che si conferma un ottimo investimento per il futuro di Teramo. Nikocevic prova a servire proprio Marano, viene interrotta l'azione, c'è un fallo di Raupenas, è entrato intanto il portiere, il secondo portiere, non riusciamo a vedere il numero, è uscito comunque Pierluigi Di Marcello. Va al tentativo di conclusione Leodori, viene bloccato in maniera irregolare dal numero 73 di Prato, Faggi, c'è Pardon, si tratta del numero 16 Trinci di Prato. Ringraziamo la collega Ania Cantagalli per l'aiuto. Va al tiro adesso Robertino Pagano, il pallone si perde di poco sopra la traversa. Può ripartire la manovra della formazione toscana. Ballini, Raupenas seguito a distanza da Marano, il tiro del numero 7 De Stefano chiuso da Matteo Di Marcello, può ripartire il contropiede di Teramo, Nikocevic fa tutto lui, il tiro e il gol, non può nulla il numero 16 Trinci. Viene fermato il gioco, è rimasto a terra Nikocevic, 10-3 per Teramo, quando sono passati 14 minuti di gioco, un avvio davvero inaspettato per Teramo, lo ripetiamo, anche alla luce di quello che era stato il cammino fino a questo momento della formazione di Prato. 142 gol fatti, 106 subiti in 4 gare, alla media di 25 reti subite in appena 14 minuti di gioco. Quest'oggi la formazione in casacca verde ha già subito 10 reti e la cosa che fa più notizia è che ne abbia realizzate soltanto 3. Adesso manovra il numero 7 De Stefano, che appoggia male per il compagno, il pallone finisce fuori, Teramo recupera ancora palla, può allungare ulteriormente la formazione biancorossa. Pagano, Nikocevic in velocità, pallone che arriva sull'ala destra per Leodori, il tiro poi di Nikocevic viene chiuso, abbastanza forzata questa conclusione del centrale terzino montenegrino. Raupenas da quest'altra parte, il tiro, la parata di Matteo Di Marcello che si salva con l'aiuto della traversa del palo, pardon, può ripartire il contropiede di Teramo con Nikocevic che subisce un placcaggio dal numero 7 De Stefano, viene intanto ammonito il numero 13 di Prato, Maraldi, per una scorrettezza compiuta in precedenza. Riprende il gioco, possesso affidato a Teramo, si va intanto riempiendo il pala Giorgio Binchi, sta affluendo proprio in questo momento il pubblico, si è perso un grande avvio di Teramo che adesso manovra con Pagano. Murri, che è appena entrato, prova lo sfondamento, prova a sfondare, subisce fallo, chiama uno schema dalla panchina Marcello Fonti, pardon. Pallone per Pagano, il tiro e il gol, davvero bella questa combinazione volante di Teramo, il servizio per Pagano, il secondo gol per lui, da quest'altra parte subito Prato prova a rispondere, il tiro e il gol in penetrazione del numero 7 De Stefano, prima marcatura per lui, 11-4 per Teramo. Mancano 13 minuti e 40 alla fine di questa prima frazione. Teramo che ha giocato davvero un gran primo tempo. È entrato nel frattempo anche Barbuti, che si è andato a piazzare sull'ala sinistra al posto di Vaccaro. Nikocevic per Murri. Torna all'indietro il giocatore aquilano. Pallone che scorre poi
Ancora il tiro e il gol di Nikočević. Terza marcatura per lui. Fa tutto il giocatore montenegrino, che dopo un esordio negativo contro Prato sta salendo davvero in cattedra. 12-4 più 8 per Teramo. Quando mancano 13 minuti alla fine, perde palla Prato, la recupera in maniera fortunosa, arriva però il fischio dell'arbitro, a sancire l'irregolarità compiuta dalla formazione toscana. Recupera quindi palla a Teramo. Un primo tempo fino a questo momento davvero da far stropicciare gli occhi, quello della formazione di Marcello Fonti. Più 8, 12-4 quando mancano 12 minuti alla fine di questo primo tempo. Vaccaro è rientrato in campo. Pagano, Nikočević prova una difesa a uomo su Nikočević, la difesa di la formazione di Prato, va alla penetrazione Pagano che subisce fallo, c'è tiro dai 9 metri per Teramo. L'arbitro interrompe il cronometro, bisogna asciugare il parquet. Chiama lo schema numero 4 dalla panchina Marcello Fonti, vedremo quali saranno i movimenti imposti ai suoi giocatori. Nikočević, Pagano, Murri recupera in qualche modo la sfera, subisce poi fallo, tiro dai 9 metri, bisogna però già battuto, bisogna però ribattere. Pagano per Vito Vaccaro, va allo sfondamento, penetrazione irregolare, resta a terra il giocatore di Teramo che subisce un colpo, ha subito un colpo al petto. Entra il medico sociale di Teramo Adolfo Cialini per capire quali sono le condizioni dell'ala sinistra di Teramo, rimasto a terra sul contatto con il difensore di Prato. Gioco che è ancora fermo, 12-4, mancano 12 minuti in questo primo tempo. Si riprenderà con una rimessa in gioco affidata alle mani del portiere Trinci. Si rialza proprio in questo momento Vito Vaccaro, tra gli applausi del pubblico del Palla Giorgio Binchi. Può continuare a giocare l'ala biancorossa. Manovra in questo momento Prato, Raupenas va al tiro al gol, ammonito anche Murri. Quinta marcatura per il Prato, seconda dell'incontro per Raupenas, ammonito Murri. 12-5, Vito Vaccaro prova a spingere l'azione dei propri compagni, deve tornare poi indietro, il pallone dentro per il tiro di Vito Vaccaro che viene dimenticato dalla difesa di Prato. Il giocatore di Teramo punisce. Sesta marcatura per lui, 13-5 quando mancano 11 minuti e 11 secondi. Ancora più 8 Teramo. Maraldi, Raupenas si assume le sue responsabilità, va al tiro, è bravo però Matteo Di Marcello nella parata, distinto, esulta come se avesse segnato un gol. Vito Vaccaro da quest'altra parte prova a spingere, deve però tornare all'indietro Nikočević. Adesso c'è Pagano in possesso di palla, Murri. Teramo viene spinta dal calore del suo pubblico. Murri, Nikočević tocca male, appoggia male per un compagno, fa tutto buon gioco della formazione di Prato che recupera la palla, potrebbe accorciare, subisce fallo,
il numero 13 Maraldi. Ci sono 2 minuti ai danni di Gabriele, prima esclusione per 2 minuti dell'incontro ai danni di un giocatore di Teramo. Gabriele, 10 minuti e 15 secondi, 13-5 per Teramo. Da quest'altra parte Raupenas per la penetrazione del numero 13 Maraldi, che però commette sfondamento. Vediamo qui vicino a noi in panchina Marcello Fonti, ha il taccuino del timeout in mano, ancora però non decide di chiamare questo stop. Arriva un fischio da parte del duo arbitrale, una infrazione ai danni di un giocatore del Teramo. Palla quindi affidata alle mani del portiere Trinci, 13-5. Ancora un fischio arbitrale, bisogna nuovamente pulire il parquet. ...9-24 alla fine, più 8 Teramo. Teramo che in questo primo tempo sta davvero giocando alla grande, al cospetto della capolista del girone. Ricordiamo, formazione imbattuta, 4 partite, 4 vittorie. Raupenas perde palla, Teramo però è sfortunata in ripartenza, c'è la penetrazione, il tiro, il gol del numero 6, ci è sembrato il numero 6 il numero 6 Cipriani, primo gol per lui, 13-6. Nikocevic subisce fallo, interrotto nuovamente il cronometro, bisogna di nuovo pulire il parquet. Fa davvero molto caldo all'interno del Pala Giorgio Binchi, i giocatori sudano molto. Si riprenderà con un tiro franco in favore di Teramo. Nikocevic, Pagano, Nikocevic commette fallo. Teramo riconquista palla, il Prato con il numero 73 che va al tiro e al gol. Faggi, prima marcatura per lui, 13-7. Arriva in questo momento il time out, il primo dell'incontro per Marcello Fonti. Mancano 8 minuti e 15 alla fine di questo primo tempo, più 6 Teramo. Teramo che è stata anche sul più 8. Primo tempo giocato davvero molto bene dalla formazione di Marcello Fonti, che ha segnato 2 gol con Leodori, 3 Nikocevic, 6 Vaccaro, 2 Pagano. Da quest'altra parte invece per il Prato, 2 Raupenas, 1 Cipriani, 1 Faggi, 1 Chiaramonti, 1 De Stefano e 1 Maraldi. Davvero un'ottima prestazione fino a questo momento quella dei biancorossi, al cospetto di una delle formazioni più forti dell'intero girone. Il Lambra Prato probabilmente seconda solo al Terraquilia Carpi, che ricordiamo all'esordio ha violato il Pala Giorgio Binchi 32-22, dimostrando di essere una tra le formazioni più accreditate per la vittoria dello scudetto. Riprende il gioco, palla in mano a Teramo, riprende adesso il gioco Nikocevic, Gabriele, Prato che si sta schierando a uomo su Nikocevic. De Stefano marca il giocatore montenegrino, Teramo quindi deve cercare altri varchi, lo fa adesso in questo momento con Vaccaro, scusate Gabriele, il cui tiro viene respinto da Trinci, può ripartire il contropiede di Prato,
pallone che circola sull'ala destra, il tiro e il gol di, ci sembra, del numero 7 De Stefano, secondo gol dell'incontro per lui. Va la penetrazione, Vito Vaccaro viene spinto in maniera fallosa, protesta con l'arbitro, ci poteva stare una sanzione più pesante rispetto al semplice, all'assegnazione del semplice tiro dai 9 metri, tiro già battuto. Pagano sull'ala per Vaccaro, ancora Pagano, Gabriele prova a penetrare, il tiro e il gol. Teramo che torna a segnare dopo un periodo di appannamento, 14-8. Più 6 Teramo quando mancano 6 minuti e 50 alla fine di questo primo tempo. Rientra intanto in campo il portiere Pierluigi Di Marcello, esce Trinci, da quest'altra parte c'è la penetrazione di Morini che subisce fallo. Raupenas per il numero 17 Maraldi, ancora all'indietro per Raupenas, il tiro e il gol. È sfortunato nell'occasione il portiere Di Marcello, il pallone gli rimbalza davanti, non può nulla. Terza marcatura per il giocatore Petras Raupenas, ricordiamo ex dell'incontro, ha militato qui a Teramo un paio di stagioni fa. 14-9, 6 minuti alla fine di questo primo tempo. Nikocevic, Marano, Leodori, Gabriele, ancora Leodori, prova l'uno contro uno, deve tornare all'indietro, arriva il passivo dell'arbitro, Teramo deve tirare, lo fa male con Pagano che recupera in qualche modo il pallone, ancora passivo, il tiro di Nikocevic, il pallone che termina fuori. Buon per Prato che adesso può ripartire, Petras Raupenas, il tiro, ancora il gol, quarta marcatura per lui, si avvicina Prato, 14-10, più 4 Teramo, ricordiamo Teramo era stato avanti anche di 8. Nikocevic, Leodori, difesa 6-0 di Prato che adesso sta mettendo in qualche difficoltà l'attacco di Teramo. Teramo che prova a far circolare velocemente il pallone, Leodori, il tiro fuori, può ripartire Prato in contropiede, il servizio in profondità chiuso in qualche modo da Nikocevic, manovra poi la formazione toscana con il pallone in profondità per un giocatore che subisce fallo in posizione di pivot, resta a terra Pagano, toccato duro al ginocchio, interrotto il cronometro, 4 minuti e 36 alla fine di questo primo tempo, 14-10 per Teramo. Teramo che dopo un buon avvio sta subendo il ritorno della formazione toscana, ricordiamo la formazione di Marcello Fonti era stata avanti anche di 8 reti, adesso è avanti soltanto, solo per modo di dire, di 4. 4 minuti e 36 alla fine di questo primo tempo, riparte il cronometro, nulla di grave per Pagano che si è rialzato, continua a giocare senza problemi il giocatore di origini argentine. Ballini, il pallone dentro per il numero 77 Chiaramonti che subisce fallo, ancora Ballini per il numero 7 che penetra, va al tiro, il gol, ma è tutto invalido l'azione di De Stefano, l'arbitro ravvisa un'irregolarità, riparte il Teramo da quest'altra parte con Vaccaro che subisce fallo, arrivano i 2 minuti ai danni di un giocatore di Prato, si tratta per la precisione del numero 13 Maraldi, prima esclusione per 2 minuti per il forte giocatore toscano. Teramo che quindi potrà giocare in superiorità numerica,
questi due minuti. Il tiro e il gol di Gabriele. Teramo che approfitta subito della superiorità per allungare. 15-10. Torna a segnare la formazione di Marcello Fonti dopo un periodo di difficoltà. Oltre tre minuti senza segnare. Ci pensa Gabriele ad interrompere questo digiuno. C'è la penetrazione irregolare, però ci sono i passi del numero 8, Dei. Può ripartire Teramo con Nikocevic che alza il ritmo. Pagano, Vaccaro dall'ala, il pallonetto viene toccato con la punta delle dita da Pierluigi Di Marcello, che si salva in qualche modo. È stato davvero bravo il portiere di Prato, che ricordiamo è nativo e residente a Teramo, cugino peraltro del portiere di Teramo Matteo Di Marcello. Da quest'altra parte subisce fallo Pedras Raupenas. Ci sono i 9 metri per Prato. Manovra il numero 7 che per poco non commette sfondamento. L'arbitro lascia continuare. Poi c'è il tiro e il gol del numero 6 Cipriani. Seconda marcatura dell'incontro per lui. 15-11. 2 minuti e 39 alla fine di questo primo tempo. Più 4 ancora per Teramo, che comunque continua a condurre questa gara in maniera anche sicura. Allunga intanto la formazione biancorossa con questa penetrazione di Leodori. Terza marcatura per lui, 16-11. Marcatura uomo di Marano su Raupenas. Raupenas adesso entra in possesso di palla. Va al tiro, il gol, segna il numero 6 Cipriani, terzo gol per lui. Da quest'altra parte c'è il tiro immediato di Vaccaro, la gran parata bassa di Pierluigi Di Marcello. Resta a terra Vito Vaccaro, l'arbitro interrompe il gioco, protesta tutta la panchina di Prato. Ci sono alcuni attimi di tensione nella panchina toscana. L'allenatore Morlacco viene ammonito, aveva protestato in maniera vibrante per l'interruzione del gioco. Entra in campo il medico massaggiatore di Teramo, Vito Vaccaro si rialza, è stato toccato duro alla testa, ricordate. Lo abbiamo detto in precedenza, il giocatore teramano era rimasto in dubbio proprio per un colpo alla testa ricevuto in allenamento. 16-12, 1:42 alla fine di questo primo tempo, più 4 Teramo, che adesso però dovrà difendersi. Riprende il gioco Pierluigi Di Marcello per Raupenas adesso. Maraldi viene toccato duro, c'è il fischio arbitrale, 9 metri per Prato, interruzione del gioco, l'arbitro vuole accertarsi delle condizioni di Maraldi. È entrato intanto in campo il secondo portiere di Teramo Collevecchio in sostituzione di Matteo Di Marcello. 1:22 alla fine, riprende il gioco Raupenas, fa ancora tutto da solo, subisce fallo, sarà di nuovo 9 metri per Prato. 1:10 alla fine, Raupenas ancora l'azione personale, il tiro e il gol, quinta marcatura dell'incontro per lui. 16-13 Prato per Teramo, pardon, Prato che però accorcia, più 3 Teramo. A uno dalla fine, a un minuto dalla fine, il tiro di Nikocevic, subisce fallo il giocatore montenegrino. Tiro dai 9 metri per Teramo, interrotto il gioco, bisogna ancora pulire il parquet. Di nuovo un'interruzione, partita
fino a questo momento davvero molto spezzettata. Riprende il gioco. 30 secondi alla fine. Nikocevic, Gabriele Nikocevic, Leodori. Teramo che vuole arrivare al tiro, lo fa in questo momento con Nikocevic. Quarto gol per lui, mancano 20 secondi alla fine di questo primo tempo, 17-13 Teramo. Teramo che adesso deve difendersi, deve difendere questo più 4. Maraldi per il tiro, la parata di Collevecchio. Teramo che arriva in contropiede con Vaccaro, il tiro e il gol. Finisce in questo momento il primo tempo, 18-13 per Teramo, ma Teramo che ha giocato davvero benissimo. Il più 5 probabilmente non rende merito alla prestazione degli uomini di Marcello Fonti. Finisce quindi 18-13 il primo tempo. Ci risentiamo con i secondi 30 minuti di gioco. Tornano in campo proprio in questo momento Tecno Elettronica Teramo e Ambra Prato per disputare questo secondo tempo. Primo tempo che ricordiamo si è chiuso sul 18-13 in favore della formazione biancorossa di Marcello Fonti. Biancorossi che hanno giocato davvero molto bene, toccando perfino il più 8 al cospetto della formazione capolista del girone, imbattuta a punteggio pieno. I toscani, ricordiamo, 4 partite, 4 vittorie, 142 gol fatti, 106 subiti. Il Teramo invece con 9 punti per effetto delle 3 vittorie consecutive contro Bologna, Romagna e Farmigea, vittorie che hanno fatto seguito all'esordio sfortunato contro il Carpi, squadre che fanno proprio in questo momento ritorno sul campo. Andiamo a riassumere il tabellino della prima frazione: 3 Leodori, 2 Gabriele, 4 Nikocevic, 7 Vaccaro, 2 Pagano. Da quest'altra parte invece per Prato 5 gol di Raupenas, 3 di Cipriani, 1 di Faggi, 1 di Chiaramonti, 2 di De Stefano e 1 di Maraldi. Il totale è 18-13 per Teramo. Possesso palla, il primo che sarà affidato alla formazione di Prato. Ricordiamo Teramo che nel primo tempo ha giocato molto bene, ha toccato il massimo vantaggio dopo 17 minuti di gioco, 12-4, per poi subire il ritorno della formazione di Prato sul 14-10 a 4-36 alla fine. Poi nuovo allungo di Teramo, parziale di 4-3 per il 18-13 con il quale si è concluso questo primo tempo. Un primo tempo abbastanza spezzettato, davvero ritmi godibili, anche se ci sono state diverse interruzioni per permettere agli inservienti di pulire il parquet. Partita che ancora non ricomincia, si esita. L'arbitro Guarini di Fasano dà proprio in questo momento il fischio di avvio, si ricomincia a giocare. Maraldi
manovra Prato che va al tiro, la parata a terra di Collevecchio. Teramo che quindi ricomincia subito bene questo secondo tempo, alza il ritmo adesso la formazione di Marcello Fonti, di Kocevic va al tiro, viene chiuso in qualche modo dalla difesa di Prato, riconquista comunque palla Collevecchio. Pagano, Nikocevic, difesa di Prato che si è nuovamente piazzata con un 6-0, lo segnala anche da dalla panchina Marcello Fonti. Nikocevic, Pagano, si muovono i giocatori di Teramo. Nikocevic, Pagano perde il contatto con la sfera recuperata da Raupenas, riparte il contropiede di Cipriani per il numero 77 Chiaramonti, il tiro e il gol, prima marcatura di questo secondo tempo. La mette a segno Prato che quindi accorcia 18-14 con il secondo gol di Chiaramonti. Teramo che adesso manovra con Nikocevic, Pagano. Scalano i giocatori di Teramo, il servizio per l'ala sinistra Vaccaro che viene toccato proprio al momento del tiro, l'arbitro lascia continuare, c'è il contropiede di Prato che va al tiro adesso con il numero 73 Faggi, è bravissimo però Collevecchio nella parata, riparte il contropiede di Teramo con la penetrazione di Vaccaro, il tiro e il gol, ottava marcatura dell'incontro per lui, 19-14 per Teramo. Faggi inverte la sua posizione con Maraldi che adesso entra in possesso di sfera. Raupenas va alla penetrazione, viene fermato in maniera fallosa da ben tre difensori di Teramo. L'ex di turno è uno dei più ispirati della sua formazione, va al tiro e il gol, lo dimostra anche in questa circostanza pescando l'angolino basso alla sinistra di Collevecchio. Sesta marcatura dell'incontro per Petras Raupenas, 19-15. Quando sono passati 3 minuti e 30. Nikocevic, Pagano. Va al tiro Nikocevic, chiuso, guadagna poi un fallo Vito Vaccaro. Murri, il tiro, il gol, avrebbe potuto fare qualcosa di meglio Pierluigi Di Marcello, il primo gol dell'incontro per Murri. Da quest'altra parte c'è subito la reazione di Prato, il tiro, la parata di Collevecchio, può ripartire il contropiede di Nikocevic che viene fermato in maniera irregolare con una manata da un giocatore di Prato, non siamo riusciti a vedere il numero, non siamo riusciti a vedere chi abbia commesso il fallo. Ci sarebbero stati bene i 2 minuti, l'arbitro però non ha ravvisato nessuna irregolarità. Intanto vediamo sulle tribune, c'è Andrea Di Marcello, fratello di Pierluigi, il portiere di Prato, e cugino del portiere di Teramo Matteo Di Marcello, proprio dinanzi alla nostra postazione. È venuto anche lui ad assistere a questa partita che si sta rivelando fino a questo momento davvero molto interessante, 20-15 per Teramo che ricordiamo nel primo tempo aveva giocato in maniera splendida riuscendo a toccare anche il più 8 al cospetto della capolista del girone. Riprende intanto il gioco, più 5 Teramo, Vaccaro allarga per Murri, ancora Vaccaro, è tentato da un tiro in sottomano, poi deve desistere Murri. Vaccaro, c'è l'irregolarità in fase di palleggio del giocatore siciliano, chiude poi, riconquista palla il Prato con Maraldi, il pallone dentro per il numero 77 che commette infrazione in fase di tiro,
invasione, buon per Teramo che riconquista palla quando mancano, quando sono passati 5 minuti dall'inizio dell'incontro. Fallo e 2 minuti per il numero 77 Chiaramonti, brutto fallo al collo di Nikocevic, va fuori per 2 minuti Chiaramonti, prima esclusione per 2 minuti per lui, si becca adesso con Nikocevic, i due se le promettono, il pubblico di Teramo non approva il comportamento del giocatore numero 77 di Prato, lo apostrofa in maniera anche piuttosto colorita, tant'è però che il gioco riprende senza problemi. Superiorità numerica per Teramo che adesso manovra sull'ala sinistra, da quest'altra parte il tiro di Murri controllato, parato da Pierluigi Di Marcello, rientra in possesso Teramo con Pagano, Nikocevic, la penetrazione, il tiro e il gol, più 6 Teramo, 21-15, resta a terra Nikocevic, gioco interrotto per permettere le cure al giocatore montenegrino che nell'ultima azione si è reso protagonista di una penetrazione davvero molto bella. Resta a terra Nikocevic. Marcello Fonti invita alla calma Petras Raupenas, lo fa con modi non proprio ortodossi. Scusateci la nostra risata, ma il tecnico di Teramo sta davvero tenendo banco qui in panchina. Più 6 Teramo, 21-15, sono passati 5 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Si rialza proprio in questo momento Božidar Nikocevic, ha subito un colpo al costato, fa un po' di stretching, torna adesso a correre, riprende la sua posizione in difesa senza problemi il giocatore montenegrino, anche lui un combattente, non si arrende, al pari di Vito Vaccaro che ricordiamo in settimana aveva accusato dei fastidi alla testa, un colpo in allenamento alla testa, il giocatore è stato in dubbio fino a questa mattina, poi ha deciso di scendere in campo contro tutto e tutti. C'è la penetrazione di Prato che commette sfondamento con il numero 73 Faggi, recupera palla Teramo, Nikocevic, Pagano, 21-15, 24-40 alla fine di questo secondo tempo. Pagano, sempre difesa 6-0 per Prato, pallone sull'ala sinistra per Vito Vaccaro che sfonda e va in gol, buca la difesa e va in gol Vito Vaccaro. Nona marcatura dell'incontro per lui, fino a questo momento è l'arma in più di Teramo. Teramo che adesso conduce di 7, 22-15. Resta a terra Gabriele, colpito in maniera involontaria da un... anzi è scivolato da solo sul parquet, segnala la chiazza di sudore che lo ha mandato al tappeto. C'era sembrato un contatto, ci fosse stato un contatto con un giocatore di Prato, invece il giocatore di Teramo è scivolato da solo. L'arbitro interrompe nuovamente il gioco. 22-15. Intanto Marcello Fonti scherza con Petras Raupenas. Prato continua a manovrare, Raupenas adesso in possesso di palla, viene placcato da due giocatori, Marano lo stende, c'è tiro dai 9 metri per Prato. Ballini sul punto di battuta, Raupenas
Maraldi viene fermato irregolarmente ancora da Marano, davvero bravo in difesa quest'oggi il numero 3 di Teramo. Raupenas dentro per il numero 17 che viene fermato irregolarmente, difesa di Teramo ancora Arcigna, il tiro poi di Petras Raupenas sul susseguente, sulla susseguente battuta da 9 metri, il gol del giocatore di Prato che accorcia così 22-16. Settima marcatura di Raupenas, Teramo che adesso prova a rispondere, Nikocevic, il tiro e il gol, non può nulla ancora Pierluigi Di Marcello che se la prende con i suoi difensori. Sesta marcatura per Nikocevic, 23-16. Teramo quindi si riporta sul più 7 con la sesta marcatura di Bojedar Nikocevic. Raupenas per Maraldi, ancora Raupenas, prova a fare di nuovo tutto lui, va al tiro, pesca l'angolo alto ma è tutto fermo, l'arbitro ha ravvisato un'irregolarità, si riprende con un tiro dai 9 metri per Teramo, ci sono i 2 minuti e i danni di Pagano che ha spinto, ci è sembrata questa l'irregolarità assegnata dall'arbitro, l'abbiamo capito dalla mimica, 2 minuti quindi a Pagano. 23-16, si riprende con il possesso di Prato, Maraldi per adesso pallone per Petras Raupenas che sfonda, colpisce irregolarmente Andrea Leodori che è davvero bravo in questa chiusura difensiva, entra in campo Murri al posto di Gabriele, cambio volante per Teramo, Teramo che conduce ricordiamo di 7, Vito Vaccaro, irregolarità in fase di palleggio. Può ripartire il possesso palla di Prato che sull'ala destra va al tiro e il gol con il numero 7 De Stefano, terza marcatura dell'incontro per lui, 23-17. Sono trascorsi 9 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, Teramo comunque che si mantiene su un vantaggio che oseremmo dire abbastanza rassicurante nonostante la forza di Prato. Murri per Marano, deve toccare, appoggiare all'indietro per Nikocevic, l'arbitro però ravvisa un'irregolarità, può ripartire il contropiede di Prato che adesso manovra con Chiaramonti, Raupenas, il pallone dentro per il numero 77, di nuovo Chiaramonti che va al tiro, colpisce però in pieno Collevecchio che si salva distinto, esulta, alza il pugno destro in segno di vittoria sia al pubblico che alla panchina, resta il più 6 in favore di Teramo. Vito Vaccaro, Gabriele si fa rubare ingenuamente palla da Raupenas, riconquista Prato che va in contropiede con il numero 6, il tiro e il gol. Arrivano anche i 2 minuti ai danni di Murri, 2 minuti che ci sono tutti, c'è stata una trattenuta ai danni del numero 6 Cipriani. Quarta marcatura dell'incontro per lui, 23-18, Teramo che adesso è in doppia inferiorità numerica. Doppia inferiorità numerica per Teramo, tra 5 secondi rientrerà Pagano, eccolo che torna adesso in campo, proprio Pagano in possesso di palla, appoggia male dentro per Vaccaro, si dispera in panchina Marcello Fonti, recupera palla Prato che è sotto di 5, il tiro e il gol del numero 13 Maraldi, accorcia ancora Prato, 23-19. Teramo che adesso sta attraversando un momento di difficoltà, era accaduto anche nel corso del primo tempo, ricordate quando la formazione di Marcello Fonti si era portata dal 12-4 sul 14-10.
parte il contropiede di Prato, il numero 6, il tiro e il gol. Cipriani, quinta marcatura dell'incontro per lui. Più 3 Teramo, 23-20, arriva il time out di Marcello Fonti. Lo avevamo detto, Teramo stava attraversando un momento di difficoltà. Adesso il tecnico Marcello Fonti alza la voce con i suoi giocatori. Ne ha tutte le ragioni, visto che negli ultimi 2-3 possessi della gara i biancorossi sono stati un po' superficiali. Più 3 Teramo. Il tecnico Marcello Fonti invita i suoi giocatori a tirare sui piedi di Pierluigi Di Marcello. Forse questo è uno dei talloni d'Achille del portiere di Prato, almeno è questo il pensiero di Marcello Fonti. Vedremo se i suoi giocatori terranno fede ai suggerimenti dell'allenatore biancorosso. Perde malamente palla Vito Vaccaro, recupera palla Raupenas, riparte il contropiede di Prato che adesso va al tiro con Raupenas, però bravo Alessio Collevecchio, anzi oseremmo dire strepitoso con questa chiusura con i piedi, davvero una gran parata quella di Alessio Collevecchio. Vito Vaccaro da quest'altra parte, Pagano, Nikosevic subisce fallo, tiro da 9 metri per Teramo. Gabriele Pagano appoggia per la penetrazione di Gabriele, il tiro e il gol. Più 4 Teramo con il terzo gol di Gabriele, interrompe questo periodo di difficoltà la formazione biancorossa, che adesso torna anche in parità numerica. È rientrato sul campo Marano, intanto il tiro, il gol del numero 77 Chiaramonti, terza marcatura dell'incontro per lui. Dicevamo Marano che è subentrato al posto di Murri, che sarebbe dovuto rientrare, era stato lui il giocatore escluso per 2 minuti nell'azione precedente. Tant'è, 24-21 Teramo, più 3, mancano 18 minuti e 06 alla fine della partita. Gioco che viene ancora interrotto per permettere agli inservienti di pulire il parquet. Esce Robertino Pagano, Marcello Gabriele viene spostato sulla sinistra, Murri entra in posizione di terzino destro. Tiro da 9 metri per Teramo. Nikosevic, palla dentro, viene chiusa da Raupenas che poi però pesta l'area, la propria area di rigore. Tiro da 9 metri per Teramo. Ancora Nikosevic, Gabriele, Murri sull'ala destra per il tiro e il gol di Leodori. Quarto gol per lui, 25-21 Teramo che torna sul più 4. Il possesso di Maralli che spreca tutto, il contropiede di Nikosevic a tu per tu con Pierluigi Di Marcello, il tiro e il gol. Settima marcatura per lui, chiama time out la panchina di Prato, 26-21 Teramo. Teramo che si riporta sul più 5 nel giro di appena un minuto e mezzo. Gli uomini di Marcello Fonti hanno guadagnato ben 3 gol di vantaggio, dal 23-20 si è passato sul 26-21, anzi pardon, sono 2 i gol di vantaggio che sono stati guadagnati in questo minuto e mezzo. Teramo che è passata dal più 3 al più 5.
Marcello Fonti invita i propri giocatori a giocare seguendo gli schemi studiati in settimana. Abbiamo sentito testualmente: dobbiamo giocare lungo. Probabilmente si riferisce alle azioni in contropiede. Riprende il gioco, le squadre tornano sul parquet proprio in questo momento. Arriva il fischio dell'arbitro. Possesso di Prato, che ricordiamo è sotto di 5, 26-21. Mancano 17 minuti e 10 secondi alla fine del secondo tempo. Prato che adesso manovra male con Maraldi, che non riesce a controllare la sfera. Pallone che termina fuori. Entra in campo Murri, che rimette subito per Nikocevic. È uscito Robertino Pagano. Baccaro sull'ala sinistra per Gabriele Nikocevic. Murri, sempre difesa 6-0 di Prato. Teramo che continua a muoversi, a scambiare le sue posizioni. Nikocevic, Gabriele, circola velocemente la palla. Leodori perde il contatto della sfera, la recupera in qualche modo il numero 6 di Prato, che fa ripartire il contropiede. C'è adesso un fischio arbitrale, lo sfondamento ai danni di Božedar Nikocevic. Riconquista palla Teramo. Vito Vaccaro. Gabriele Nikocevic. Il tiro e il gol di Nikocevic. Ottava marcatura per lui. Teramo che si riporta avanti di 6, 27-21. Viene interrotto il gioco, il parquet nuovamente sporco di sudore. Interviene l'inserviente. Teramo comunque che continua ad allungare. 27-21. Il time out chiamato da Marcello Fonti ha portato i suoi effetti. Teramo che dal più 3 è passata sul più 6, ha ripreso un buon margine di vantaggio la formazione biancorossa, che sta mettendo sotto, ricordiamo, la capolista del girone insieme al Terraquiglia Carpi, che però ha una partita in meno, ha giocato appena 3 gare la formazione emiliana. Maraldi per il tiro dall'ala del numero 6 Cipriani, che segna, sesta marcatura dell'incontro per lui. 27-22, 15-20 alla fine dell'incontro. Nikocevic, Gabriele, ancora Nikocevic. Si muove in posizione di pivot Marano, cerca di fare spazio alla penetrazione dei propri compagni. Penetrazione che viene presa da Gabriele, però il giocatore ex Città di Sant'Angelo commette sfondamento. Nulla di fatto, quindi Teramo torna in difesa. Penetrazione del numero 17, il tiro e il gol. Ballini, prima marcatura dell'incontro per lui. 27-23. Più 4 Teramo. Accorcia nuovamente la formazione di Prato. Nikocevic. Si scambia la posizione, si scambiano la posizione i giocatori di Teramo. Va il tiro Baccaro, palo gol. Nulla da fare per Trinci, che nel frattempo ha sostituito per Luigi Di Marcello. Decima marcatura per Vito Vaccaro. Da quest'altra parte c'è lo sfondamento di Petras Raupenas su Marano. Riconquista palla Teramo. Abbassa il ritmo Robertino Pagano, che adesso esce e lascia spazio a Murri. Più 5 Teramo, 28-23. Vaccaro. Nikocevic allarga sulla destra per Murri. Fa girare palla Teramo. Ancora giro palla prolungato, Murri per Gabriele, il tiro e il gol, tocca Trinci ma non può nulla. Quarta marcatura per Gabriele,
ancora più 6 Teramo, 29 a 23. Teramo che allunga nuovamente in un minuto. I biancorossi hanno guadagnato due gol di vantaggio. Adesso c'è Maraldi, Raupenas prova nuovamente a fare tutto da solo, viene fermato irregolarmente da Marano, c'è tiro da 9 metri per Prato, Raupenas dentro per il numero 77 Chiaramonti che subisce fallo, tiro franco per Prato, Raupenas per il tiro del numero 13 Maraldi, ma è bravo ancora Collevecchio a parare. E ancora bravo il portiere di Teramo a respingere. Adesso ancora un gesto di esultanza verso la tribuna che si scalda. Tribuna che è assiepata da circa 250-300 spettatori. Nikocevic, Murri. Teramo fa girare palla nel tentativo di trovare uno spazio. Pallone sull'ala sinistra per Vito Vaccaro, il tiro è alto. Prato può quindi ripartire. 29 a 23, mancano 12 minuti e 0,7 alla fine, penetrazione, il tiro del numero 7 De Stefano, l'arbitro però aveva già fischiato. C'è tiro dei 9 metri per Prato, Maraldi, Raupenas allarga per il numero 17 di Prato che poi subisce fallo da Nikocevic che invita l'arbitro ad asciugare il parquet. Nuova interruzione, 11:38 la fine, 29 a 23 per Teramo. Teramo che sta davvero giocando molto molto bene, non sta affatto subendo il blasone della formazione toscana che ricordiamo è prima in classifica a punteggio pieno, 4 partite, 12 punti. Si riprende con un tiro dai 9 metri per Prato che adesso manovra con Maraldi, Raupenas esce dalla propria posizione il numero 77 Chiaramonti, Raupenas subisce fallo, c'è sempre Marano in agguato su di lui a fermare ogni sua sortita offensiva. Prato che adesso torna in avanti comunque con la penetrazione del numero 13 Maraldi che viene fermato irregolarmente, c'è la segnalazione di 2 minuti ai danni del giocatore di Prato che viene mandato fuori per proteste, la seconda esclusione per 2 minuti per lui. Prato che quindi attaccherà in inferiorità numerica, 11:09, 29 a 23, ennesima interruzione del cronometro, entra in campo l'inserviente. Bisogna asciugare il parquet in più punti. L'inserviente esce proprio in questo momento, si riprende con un tiro da 9 metri per Prato, Raupenas, Chiaramonti, ancora Raupenas, Maraldi per Raupenas, escono bene i giocatori di Teramo sul giocatore di Teramo, 2 minuti ai danni di Marano che non ha rispettato la distanza regolamentare. Due minuti ai danni di Marano, si torna quindi in parità numerica. Teramo comunque bravo a difendere, non la pensa così l'arbitro che assegna un tiro dai 9 metri per Prato, tiro franco per la formazione toscana, ancora Raupenas il tiro e il gol, non può nulla questa volta Collevecchio. Ottava marcatura per il giocatore di origine lituana, ex dell'incontro al pari di Pierluigi Di Marcello.
che vive la sfida in maniera particolare, visto che lui è teramano di Teramo. Gioca quindi sul parquet di casa. Pagano, uno contro uno con Raupena, si deve tornare indietro, il tiro, la traversa di Nikocevic, torna comunque in possesso di palla Gabriele, buon per Teramo, era bella la conclusione di Nikocevic, si è stampata però sulla traversa, la penetrazione di Gabriele che commette però sfondamento, arriva un fischio arbitrale, due minuti, anzi l'ammonizione ai danni di Marcello Fonti. Ammonito Marcello Fonti per proteste. 29-24. Mancano 9 minuti e 44 alla fine dell'incontro. Più 5 Teramo. Sfondamento del numero 73 Faggi. Difende di nuovo bene la difesa di Teramo. Baccaro, cambio volante, esce Gabriele, entra Murri che si va a piazzare sull'out di destra. Due minuti ai danni del numero 73 Faggi. Ancora due minuti ai danni di un giocatore di Prato. Prato che è in inferiorità numerica, lo sarà ancora per i prossimi 5 secondi. Tra 5 secondi rientrerà il numero 13 Maraldi. Nikocevic, Pagano, Vaccaro, Pagano, Nikocevic, la palla circola, arriva sull'out di destra per Leodori che deve però tornare all'indietro. Teramo ricomincia nel suo possesso, perde palla Murri, riparte il contropiede di Prato con il numero 7 che però non riesce a pescare a trovare il compagno in area. Ancora un'interruzione, l'arbitro si avvicina alla panchina di Prato, bisogna asciugare il parquet. L'arbitro Guarini di Fasano si avvicina alla panchina di Roberto Morlacco, invita tutti alla calma. 8:50, 29-24 in questi ultimi 3 minuti, non si è segnato, la partita è abbastanza nervosa adesso. Rientra Marano, Teramo che torna in superiorità numerica, lo sarà ancora per i prossimi 40 secondi. A 7:14 rientrerà il numero 73 Faggi. Murri intanto manovra, Pagano per Leodori, Nikocevic ancora Leodori, commette infrazione però Teramo, può ripartire Prato. 29-24, fa tutto da solo il numero 17 che poi allarga sull'out di destra, il tiro alla traversa, Teramo si salva, riparte in contropiede Vito Vaccaro che appoggia per Marano, il tiro, il gol. 30-24, arriva il terzo time out della panchina di Prato. Mancano 7:59 alla fine dell'incontro. 30-24 per Teramo, più 6. Teramo che viene salutata dagli applausi del proprio pubblico. I giocatori biancorossi stanno davvero giocando molto molto bene. Teramo che si è riportata sul più 6 dopo una fase di difficoltà. Ricordiamo, all'undicesimo i biancorossi erano avanti di 3. Un vantaggio sicuramente importante, ma che non era nulla, non è nulla rispetto al più 8 che i biancorossi avevano in avvio. Adesso Teramo conduce di 6 reti, 7:59 alla fine, bisogna tenere duro, bisogna stringere i denti. Rientrano in campo le squadre.
rientrano in questo momento le squadre, rientrano anche i giocatori di Teramo. 30-24, si riprende con il possesso di Prato. Riparte in questo momento il cronometro. Ballini per Cipriani, da questi a Chiaramonti che tenta di fare tutto da solo, viene scaraventato a terra da Gabriele. Arriva il fischio della coppia arbitrale, che ricordiamo è composta dai signori Guarini di Fasano e Fato di Alberobello. 2 minuti ai danni di Gabriele e la seconda esclusione per il giocatore ex Città Sant'Angelo. Dovrà fare attenzione in questi ultimi 7 minuti e 40 alla terza esclusione, ricordiamo arriverà il rosso diretto, l'espulsione definitiva. Si perde altro tempo per asciugare il parquet. Teramo che dovrà difendere in inferiorità numerica. Raupenas, Maraldi, ancora Raupenas, muovono il pallone i giocatori di Prato. Penetrazione di Maraldi, il tiro e il gol, terza marcatura dell'incontro per lui. 30-25, pardon, più 5 Teramo. Teramo che adesso manovra con Marano, Pagano. In inferiorità numerica i giocatori di Teramo tentano un varco, muovono il pallone il più velocemente possibile. Vaccaro, Nikocevic, Pagano, la penetrazione, il tiro e il tiro di rigore. C'è il tiro di rigore sulla penetrazione di Pagano, se non andiamo errati è il primo tiro di rigore di tutta la partita. Una piccola curiosità, primo tiro di rigore dell'intera partita, arriva a 6:48 dalla fine dell'incontro. Vaccaro contro Di Marcello, che è bravo a chiudere in fallo laterale con il piede destro. Il portiere di Prato si oppone, stavamo per dire biancorosso, visto che stavamo per essere tratti in inganno. È un ex dell'incontro. Nikocevic va al tiro, al gol, in seconda battuta il giocatore montenegrino riesce a trovare il varco giusto. Nono gol dell'incontro per lui. 31-25, più 6 Teramo. 6:08 al termine. Da quest'altra parte c'è il tiro e il gol di Chiaramonti, quarta marcatura per lui. Cambia ancora il punteggio, 31-26, 5:50 alla fine. Tra 8 secondi Teramo tornerà in parità numerica, rientrerà Murri. Cadono intanto al limite Leodori e un giocatore di Prato, l'arbitro non ravvisa nessuna scorrettezza, si continua a giocare, arriva la segnalazione di passivo, bisogna concludere. Lo fa in questo momento Pagano, il tiro e il gol. Il terzo gol del giocatore di Teramo, Pagano. 32-26. Mancano 5:15 alla fine. Prato non riesce a mantenere il possesso di palla. Buon per Teramo che può così allentare la pressione, abbassare il ritmo. Marcello Fonti ha in mano il taccuino dell'ultimo time out, si alza forte intanto l'incitamento del pubblico del Palla Giorgio Binchi. 4:50 alla fine, Teramo comincia a sentire aria d'impresa al cospetto della capolista del girone finora imbattuta. Il tiro di Pagano viene chiuso in angolo. C'è la segnalazione di passivo, bisogna concludere. Nikocevic, il tiro in sottomano, è bravo Di Marcello a chiudere. Raupenas viene chiuso in qualche modo. Prato comunque riesce a ripartire sull'ala destra. Il tiro e il gol del numero 7
De Stefano, quarta marcatura per lui, 32-27. 4-08 la fine. Teramo perde il possesso della sfera, può ripartire Prato che ha ancora un'occasione per accorciare il contropiede, il tiro e il gol del numero 6 Cipriani, settima marcatura per lui, 32-28, prova ad accorciare ancora Prato, più 4 Teramo, mancano 3 minuti e 40 alla fine, Teramo che deve, ripetiamo, deve stringere i denti. Nikocevic, Pagano, la penetrazione, il tiro e il gol, la palla che passa sotto i piedi di Pierluigi Di Marcello, quarto gol di Pagano, più 5 Teramo, penetrazione di Maraldi, il tiro e il gol, quarta marcatura per lui, cambia ancora il punteggio, 33-29, 3-08. Marcello Fonti ancora il taccuino del time out in mano, sta aspettando il momento giusto per rompere il ritmo della partita. Nikocevic, Pagano, Nikocevic desiste dal tentativo di tirare, il pallone poi arriva sull'ala destra per Leodori, il pallonetto e il gol, quinta marcatura per lui, 34-29, 2-36. Da quest'altra parte il Prato prova a rispondere, arrivano però i 2 minuti e i danni di Gabriele e la terza esclusione per 2 minuti. E la terza esclusione per lui, arriva in questo momento il cartellino rosso a 2:26 dalla fine. Arriva l'esclusione definitiva ai danni di Gabriele che va ad accomodarsi in tribuna. Teramo che quindi dovrà difendere praticamente fino alla sirena finale in inferiorità numerica, deve stringere i denti adesso, bisogna stringere i denti. Maraldi sull'ala sinistra per la penetrazione del numero 6 Cipriani, il tiro e il gol. Ottavo gol per lui, 34-30, più 4 Teramo a 2 minuti dalla fine, Teramo in inferiorità, la penetrazione, il tiro, il gol di Murri, secondo gol per lui, più 5 Teramo, adesso si gioca senza soluzioni di continuità, arriva una gomitata di un giocatore di Prato che adesso andrà probabilmente fuori con anzi incredibilmente viene assegnata una vengono assegnati 2 minuti ai danni di Vito Vaccaro, l'arbitro non ha ravvisato la scorrettezza del giocatore di Prato, anzi sì, 2 minuti sia Vito Vaccaro che il numero 77 Chiaramonti, 35-30 a 1:47 dalla fine. Il pallone sull'ala, la chiusura di Collevecchio che però non può nulla sulla seconda battuta di Cipriani, nono gol per lui, 35-31, 1:30 alla fine. Teramo deve abbassare il ritmo, può ancora chiamare il time out Marcello Fonti, la penetrazione di Nikocevic che va al gol, l'arbitro però ravvisa una irregolarità, avrebbe potuto probabilmente lasciar continuare, adesso interrompe il gioco per permettere agli inservienti di asciugare il parquet. 1:18, più 4 Teramo. Si alza forte il coro del pubblico del Para Giorgio Pinchi, Teramo che si avvia a cogliere una vittoria di prestigio, bisogna gestire bene il prossimo possesso, Pagano non deve perdere palla, il giocatore biancorosso, Nikocevic, arriva il time out di Marcello Fonti,
Time out di Marcello Fonti a 1.08 dalla fine, 35-31 più 4 Teramo. Sono sfiniti i giocatori biancorossi. Bisogna però ancora stringere i denti per 68 secondi, poi si potrà brindare ad una vittoria davvero importante, sarebbe la quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Marcello Fonti, che proseguirebbero nel loro cammino vincente dopo Bologna, Romagna e la Farmigea. Finirebbe nell'elenco delle formazioni sconfitte anche il Prato, tra i migliori marcatori di Teramo c'è Vito Vaccaro con 10 gol, non doveva giocare, subito alle sue spalle c'è Nikocevic con 9. Ricordiamo, Vaccaro alla vigilia era in dubbio per un colpo alla testa, Nikocevic prova una girella, il portiere di Marcello si oppone, riparte il contropiede di Prato, la penetrazione di Raupenas, il tiro e il gol. Più 3, 50 secondi, c'è il passivo fischiato dall'arbitro, segnalato dall'arbitro, deve andare al tiro il Teramo, lo fa adesso con Murri, il tiro e il gol, e adesso è proprio chiusa, il Teramo segna sotto passivo il più 4 a 35 secondi, 36-32. Perde palla Prato, l'arbitro però segnala una scorrettezza della difesa di Teramo. Va al tiro adesso il numero 6 che però invade. L'arbitro interrompe tutto per invitare la panchina di Teramo a sedersi. I giocatori di Teramo stavano festeggiando, ne avevano dal nostro punto di vista, ne hanno tutte le ragioni. Mancano 16 secondi, 36-32. Teramo raccoglie una vittoria di prestigio al cospetto della ex capolista, ex formazione imbattuta, l'Ambra Prato, formazione che sulla carta è più forte rispetto alla Tecnoelettronica. Il tiro, il gol di Pagano, 37-32, finisce qui l'incontro con il quinto gol di Pagano, finisce 37-32 per Teramo, Teramo che raccoglie 3 punti importantissimi al cospetto di dell'Ambra Prato che cade al Pala Giorgio Binchi. Salute, finisce qui l'imbattibilità della formazione di Prato, continua invece il cammino vincente di Teramo che raccoglie il quarto successo consecutivo di questo avvio di campionato. I biancorossi si portano a quota 12 e agganciano proprio l'Ambra Prato. Per questa telecronaca è proprio tutto, Francesco Graduato per il commento e Roberto Pulimanti per le riprese vi augurano un buon proseguimento di serata, naturalmente con i programmi di Teleponte.